Che come, vabbè, adesso non entriamo nei dettagli, no, perché ne parliamo poi comunque. Perché questa sarà la prima soluzione, credo, che verrà integrata a breve. E poi ce n'è un'altra parte che può essere quella di creare qualcosa proprio anche di nostro, perché possono esserci più sistemi, può essere il tempo, ma possono esserci anche cose dove si usano dei coin generati da noi, dei token o comunque della moneta generata in una comunità. Ce ne sono già tantissimi di questi progetti comunitari. Qui in Ticino era stato lanciato nel 2018 il Ticino Coin. Ho proprio parlato con uno dei fondatori che si chiama Michele, non so se qui oggi, no, mi pare che oggi non poteva venire, infatti l'ho rincontrato e quando l'ho conosciuto ho detto un giorno faremo qualcosa insieme. E questo Ticino Coin purtroppo è stato poi pian piano frenato da cosa? Quando tu inizi a toccare la moneta, perché il Ticino Coin lo vuoi legare al franco, qualcuno comincia a arrivare a dirti di ti mette una serie di regole perché la FINMA non te lo consente. E quindi il progetto Ticino Coin si è fermato e nessuno ne ha più sentito parlare. Si possono creare altre cose, è chiaro che quando queste cose prendono piede qualcuno poi cerca di bloccarti, perché non puoi toccare la moneta è una cosa che in mano, vabbè, non voglio entrare in questo senso. E le blockchain cosa sono? Spostare la moneta da un'altra parte, non darla più in mano al sistema bancario e darlo in mano a computer che gestiscono transazioni. Quindi si possono creare delle cose locali, qui c'è un'idea che io ho avuto un po' intuitiva, io devo chiaramente confrontarmi con gente che è del, diciamo così, del settore, che è capace a costruire una blockchain, come farlo, appoggiarsi su alcune cose già esistenti, crearne di nuove, centralizzarlo, decentralizzarlo, cioè è qualcosa che però è ancora in una fase proprio solo di idea e dovrà essere poi approfondita con gli specialisti. E qui che servono tanti soci Arca, perché in tanti, tante idee, tante conoscenze, l'interconnessione che può avvenire è fondamentale. Ecco, mi riallaccio a quello che state dicendo, perché è molto importante, dicendo una cosa. Quello che noi stiamo cercando di fare non deve essere visto come una soluzione, noi non stiamo proponendo nessunissima soluzione, stiamo cercando di creare qualche cosa per le persone, con le persone. Quindi l'idea nostra, come avete visto, molti di voi sono già membri, all'interno c'è questo social media, e anche una parte gruppi, dove poco tempo fa mi ha scritto una persona che ha in mano un rifugio per animali. Il mio consiglio è stato quello di creare un gruppo proprio dedicato agli amanti degli animali, eccetera, così che altre persone possono sostenermi, ci può essere uno scambio, una magia all'interno dei gruppi. Per ripetere, per noi è importantissimo che ognuno di voi vada a guardarsi dentro e dire che com'è che posso contribuire al benessere degli altri, così da ricevere la stessa cosa tramite una piattaforma che abbiamo costruito, sicuramente migliorabile, ma questa è l'idea, da togliere il middleman nel mezzo, quindi la transazione bancaria, le banche, tutto quanto c'è nel mezzo, per arrivare direttamente alla persona. Ci sono molti progetti che spingeremo di vendita diretta, dove sosteniamo contadini e agricoltori, dove la persona può andare direttamente a prendersi il latte o il formaggio, piuttosto che passare dalla Migros che la prende dal produttore, la prende dal distributore, eccetera, eccetera, eccetera. Forza i prezzi. E alza i prezzi, chiaramente. Quindi forza, alla fine quello che si deve realmente fare, penso anche in una situazione del genere, o anche ancora di più da settembre, se c'è un collasso, è quello di sostenere chi ci dà da mangiare. Cioè, rendiamoci conto che una persona come me che fa tecnologia, io non mangio i soldi e il cibo. A un certo punto, quando ho fame, devo arrivare da persone come Eric. Queste persone qua tengono in mano e tengono in piedi l'intera società. I nuovi ricchi potrebbero diventare davvero gli agricoltori se c'è un collasso, come qualcuno magari esageratamente dice. Ma è questo, ciò che ci dà da mangiare è la ricchezza. C'è una bella canzone dei Kelly Family che dice: when the last tree will be cut, eat your money then. E ci renderemo conto di questa cosa qua, magari spero no, però magari non tutti sanno l'inglese. Sì, quando l'ultimo albero sarà tagliato, mangiati i soldi. Quindi il punto centrale è quello che vogliamo fare in Arca, e sottolineo, è anche questa rete alimentare, agroalimentare, dove persone fantastiche come Eriche possono mettere i loro prodotti, ma non solo, come altre persone fantastiche hanno un rifugio animale che magari hanno difficoltà a fine mese, altre persone come me, amanti di animali, possono sostenerlo. Così che si trovano delle sinergie che si distaccano da tutto quello che è la centralità del sistema e bancario.
Ecco, penso che così possiamo fare la differenza. E oggi ne parleremo di questi aspetti alimentari con Eric, che è il proprietario di questo bellissimo posto, e anche con Elias, che poi vi sorprenderà con tante cose, perché è veramente un ragazzo geniale. Ricordate, ha già preparato tante cose, ha una conoscenza vastissima. Penso che si può stare ad ascoltarlo per un'ora senza problemi, perché vi sorprenderà con alcune cose. Ha già creato una fondazione per la ricerca, ne parliamo oggi. Voglio salutare una persona che ho visto, il dottor Dario Spinedi. Ciao Dario. Anche lui è, credo di poter dire, uno dei più grandi omeopati d'Europa. Non so, del mondiale, ma sicuramente d'Europa. Anche lui l'abbiamo conosciuto l'anno scorso, ha scritto una mail in studio dando il suo sostegno a Roberto, è stato uno dei primi, e anche in quel caso l'ho chiamato, ci siamo visti, abbiamo chiacchierato, e sicuramente lui lavora in una clinica, collaborerà con noi per questa rete sanitaria fondamentale. Ciao Dario. Benvenuto, grazie della tua presenza. Quindi stavamo parlando di alimentazione, cibo sano, cibo meno sano, comunque cibo buono. Non so, vuoi cantare prima che mangiano o dopo? No, dopo. Tu cosa vorresti fare? Perché mi manca adesso, non ho la salivazione giusta per cantare. Ah, appiccicata. Se non canti adesso, dopo ne dovrai cantare due. Scegli. Non so. Mia figlia dice intanto come sottofondo. Non lo so. No, dai. Adesso già mezzogiorno e mezza, possiamo... Noi girondogliamo tra di voi, così ci conoscete. Se avete anche domande così, approcciatevi col bucco. Ricominceremo attorno alle 2. A dopo. A più tardi. Buon appetito a tutti.